Ah, bello bello, in aperta campagna, respira aria pura, fresca. Ah. Ho preso anche il catarro. Che schifo. Senti Coco, ma toglimi una curiosità. Ieri sera mio nipote mi ha chiesto: zio, ma che cos'è il significato del miracolo? Ma io non l'ho già saputo rispondere, Coco. Cioè, il miracolo, che cos'è? Vedi, bello bene, il miracolo è un fatto che si ritiene dovuto a un intervento soprannaturale. Hai capito? Ci capito. Coco, non ci capito. Io sapevo. Allora ti faccio un esempio. C'è un signore che cammina su un marciapiede a fianco ad un palazzo di 20 piani. All'improvviso si stacca il cornicione e va in testa a questo signore. Questo signore cade a terra, tutta la gente attorno. Mamma mia, povero uomo, chiamata l'autoambulanza, forse è ancora viva. All'improvviso questo signore si alza con aria indifferente, senza nemmeno un graffio, e se ne va. Ma secondo te questo che cos'è? Fortuna, Coco. No, qua fortuna, però l'avevo spiegato una volta. Allora, lo stesso signore il secondo giorno passa di nuovo su questo marciapiede a fianco a questo palazzo di 20 piani, all'improvviso si stacca questo cornicione, va in testa a questo signore, tutta la gente attorno, mamma mia, povero uomo, chiamate l'autoambulanza, forse è ancora vivo. All'improvviso questo signore con aria indifferente, senza nemmeno un graffio, si alza e se ne va. Ma secondo te questo che cos'è? Secondo me è un mazzo, Coco. Ma che è un mazzo, siete bella bene. Il terzo giorno, lo stesso signore cammina su questo marciapiede, a fianco a questo palazzo di 20 piani, si stacca con condicione a coppa. Ma su condicione non conge, non conge, si stacca su condicione, mancava su signore che va a terra, tutta la gente attorno, povero uomo, chiamato l'ambulanza, forse ancora vivo. All'improvviso, con aria indifferenza, questo signore senza nemmeno un graffo si alza e se ne fa. Ma chi se che ne è? È strunzo, Coco! Com'è strunzo? Scusa, passo le volte, passo la terza volta! Fuma, ma vaffanculo! Facevo il giro, no? Ma vaffanculo, a te che t'ha fatto!